Eccoci qui. Allora, siamo pronti per l'ultima puntata della stagione, si intende, speriamo, poi non si sa mai, sapete che siamo sempre fra coloro che stanno sospesi, non sappiamo se sarà, però speriamo. Oh, Giancarlo, benissimo, è arrivato, meno male. Allora, io volevo dirvi un po' di cose importanti, vabbè, sulla puntata la vedrete, ho qualcosa da dire sulle persone. Buonasera, grazie, Daniele. Allora, io ho bisogno che voi siate tanti, Claudio, perfetto, grazie degli auguri. Sì, oggi è il mio compleanno. E quale modo migliore di festeggiarlo, cara Stefania, cari tutti, che festeggiarlo con una super puntata facendo, salutiamo l'Aquila, facendo incazzare tutti quanti. È la cosa che mi diverte di più, far incazzare tutti. Ciao Rita, ci sei anche tu. Farli incazzare tutti e stasera ne faremo incazzare tantissimi. Ciao Fulvio, che è stato il primo. Fulvio mi ha mandato gli auguri con un video questa notte, mentre io stavo finendo di preparare i servizi che vedrete stasera e che vi faranno incazzare, però non potete lasciarmi solo, non potete lasciarmi solo. Dobbiamo essere tantissimi a urlare stasera, che è l'ultima. Ciao Giovanna, Canelli o dalla Francia o da Canelli, non importa, dovunque tu sia. Ciao Carolina, grazie dell'augurio. Allora, e devo dire un po' di cose importanti. Prima di tutto, per l'appunto, va bene, oggi è il mio compleanno, grazie, siete stati molto affettuosi, mi avete fatto arrivare tanti auguri, me li state continuando a mandare, Roberto, Salvatore, Teresa, grazie. È bello festeggiare il compleanno così, è il modo migliore che potessi festeggiare. Sì, Francesca, l'ultima della stagione, speriamo, perché poi non si sa, però noi speriamo che sia l'ultima della stagione, siccome siamo andati molto bene, grazie al fatto che ci seguite in tantissimi. Io spero e credo che torneremo a settembre, fine agosto, inizio settembre. Salutiamo anche poi Rino. Questa era la prima cosa importante. L'ho detto del mio compleanno, dirò di una puntata super. Avremo con noi Mauro Corona. Ciao Ius, mi incazzerò con un po'. Abbiamo alcune storie dei nostri ladri di salute incredibili. Vi dico solo questa: Anna Maria, che ha 90 anni, ha un problema al cuore. Il medico va privatamente dal medico e dice: devi fare un esame urgente, 30-60 giorni massimo. La prenotano nel 2026. 2026, Anna Maria, che ha 90 anni, che ha 90 anni, la prenota nel 2026. Siamo andati lì, abbiamo fatto un casino che la metà basta, e vedrete come va a finire stasera. Ciao Nuccia, ciao Tiziano, ciao Stefi. Siamo tornati nei posti dei Grazie Gilberto, dei ladri, dei Rom, dei borseggiatori Rom. Siamo stati a Venezia, siamo stati a Firenze dove ci avevano menato. Siamo tornati lì a raccontare la situazione di terrore. Siamo andati a beccare alcuni spudorati, spudoratissimi. Uno che vale 100 milioni di euro, l'accusa della Guardia di Finanza, l'abbiamo beccato. Il nostro Niccolò Calcagno l'ha preso, gli ha parlato. Uno che vale 100 milioni di euro. Siamo andati a prendere in campagna quei dirigenti e quei politici che si erano gonfiati gli stipendi per 4 milioni di euro in più, 4 milioni di euro in più. Le pale eoliche della Sardegna, noi abbiamo fatto grandi battaglie contro le pale eoliche, torneremo sicuramente a parlarne. E vabbè, tutto questo vi devo dire anche che d'ora in avanti, magari poi farò un video specifico, tornerò con più frequenza qui su Facebook, con i miei commenti, le mie notizie, quindi statemi vicino, seguitemi, che dobbiamo fare un bel casino, perché da domani io farò i miei interventi, le mie cose, sempre qui con voi su Facebook. Grazie, nonostante Granata, che vuol dire Daniele, nonostante Granata, grazie vita. E quindi, siccome io tornerò a raccontare le cose qui, a fare sì, ti saluto Tina, se tu mi adori, io ti adoro di più, Teresa, Patrizio, la Sardegna sicuramente da controllare. Siccome appunto io voglio andare avanti con questa cosa, di andare avanti, non vi mollerò, quindi restate connessi qui, vi voglio trovare qui, vi voglio trovare sempre di più, vi voglio trovare sempre più puntuali, vi voglio trovare sempre più numerosi e far casino, perché ho voglia di fare un gran casino e sento che anche voi avete voglia di fare casino con me. Per cui vi aspetto tutti quanti qui da domani qua sopra su Facebook. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.